Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Con queste parole che abbiamo ascoltato dal Vangelo di Giovanni, Gesù nell'ultima cena si rivolge ai suoi discepoli e li esorta a rimanere uniti a lui come i tralci alla vite. L'immagine della vite e dei tralci è molto eloquente per esprimere quanto sia necessario per il cristiano vivere in comunione con Dio. La sua forza sta proprio qui, avere con Gesù un rapporto personale, intimo, profondo, e fare dell'Eucaristia il momento più alto della sua relazione con Dio. Cari fratelli e sorelle, noi oggi siamo particolarmente ammirati e attratti dalla vita e dalla testimonianza di Carlo Acutis, che la Chiesa riconosce come modello ed esempio di vita cristiana, proponendolo soprattutto ai giovani. Viene spontaneo domandarsi che cosa aveva di speciale questo ragazzo di appena 15 anni. Ripercorrendo la sua biografia, troviamo alcuni punti fermi che lo caratterizzano già umanamente. Era un ragazzo normale, semplice, spontaneo, simpatico. Basta guardare la sua fotografia. Amava la natura e gli animali, giocava a calcio, aveva tanti amici suoi coetanei, era attratto dai mezzi moderni della comunicazione sociale, appassionato di informatica e da autodidatta costruiva programmi, come ha detto Papa Francesco, per trasmettere il Vangelo, per comunicare valori e bellezza. Aveva il dono di attrarre e veniva percepito come un esempio. Fin da bambino, ce lo testimoniano i suoi familiari, sentiva il bisogno della fede ed aveva lo sguardo rivolto a Gesù. L'amore per l'Eucaristia fondava e manteneva vivo il suo rapporto con Dio. Diceva spesso Carlo: «L'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo». Ogni giorno partecipava alla Santa Messa e rimaneva a lungo in adorazione davanti al Santissimo Sacramento. Carlo diceva: «Si va dritti in paradiso se ci si accosta tutti i giorni all'Eucaristia». Gesù era per lui amico, maestro e salvatore. Era la forza della sua vita e lo scopo di tutto ciò che faceva. Era convinto che per amare le persone e fare loro del bene bisogna attingere l'energia dal Signore. E in questo spirito era molto devoto della Madonna. Suo ardente desiderio, inoltre, era quello di attrarre quante più persone a Gesù, facendosi annunciatore del Vangelo, anzitutto con l'esempio della vita. E fu proprio la testimonianza della sua fede che lo spinse con successo ad intraprendere un'opera di evangelizzazione assidua negli ambienti che frequentava, toccando il cuore delle persone che incontrava
e suscitando in esse il desiderio di cambiare vita e di avvicinarsi a Dio. E lo faceva con spontaneità, mostrando col suo modo di essere e di comportarsi l'amore e la bontà del Signore. Straordinaria, infatti, era la sua capacità di testimoniare i valori in cui credeva, anche a costo di affrontare incomprensioni, ostacoli e talvolta perfino di essere deriso. Carlo sentiva forte il bisogno di aiutare le persone a scoprire che Dio ci è vicino e che è bello stare con Lui per godere della sua amicizia e della sua grazia. Per comunicare questo bisogno spirituale si serviva di ogni mezzo, anche dei mezzi moderni della comunicazione sociale, che sapeva usare benissimo, in particolare Internet, che considerava un dono di Dio e uno strumento importante per incontrare le persone e diffondere i valori cristiani. Questo suo modo di pensare gli faceva dire che la rete non è solo un mezzo di evasione, ma uno spazio di dialogo, di conoscenza, di condivisione, di rispetto reciproco, da usare con responsabilità, senza diventarne schiavi e rifiutando il bullismo digitale. Nello sterminato mondo virtuale bisogna saper distinguere il bene dal male. In questa prospettiva positiva incoraggiava ad usare i mass media come mezzi a servizio del Vangelo per raggiungere quante più persone possibili e fare loro conoscere la bellezza dell'amicizia col Signore. A questo scopo si impegnò ad organizzare la mostra dei principali miracoli eucaristici avvenuti nel mondo, che utilizzava anche nel fare catechismo ai bambini. Era molto devoto della Madonna, recitava ogni giorno il rosario, si consacrò più volte a Maria per rinnovarle il suo affetto e per impetrare la sua protezione. Preghiera e missione, dunque, sono questi i due tratti distintivi della fede eroica del beato Carlo Acutis, che nel corso della sua breve vita lo portò ad affidarsi al Signore in ogni circostanza, specialmente nei momenti più difficili. Con questo spirito visse la malattia, che affrontò con serenità e lo condusse alla morte. Carlo si abbandonò tra le braccia della provvidenza e sotto lo sguardo materno di Maria ripeteva: «Voglio offrire tutte le mie sofferenze al Signore per il Papa e per la Chiesa. Non voglio fare il purgatorio, voglio andare dritto in paradiso». Parlava così, ricordiamolo, un ragazzo di 15 anni, rivelando una sorprendente maturità cristiana che ci stimola e ci incoraggia a prendere sul serio la vita di fede. Carlo suscitava poi grande ammirazione per l'ardore con cui nelle conversazioni difendeva la santità della famiglia e la sacralità della vita contro l'aborto e l'eutanasia. Il novello beato, ancora, rappresenta un modello di fortezza, alieno da ogni forma di compromesso, consapevole che per rimanere nell'amore di Gesù è necessario vivere concretamente il Vangelo, anche a costo di andare controcorrente.
Egli ha fatto veramente sue le parole di Gesù. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Questa sua certezza di vita lo portava ad avere una grande carità verso il prossimo, soprattutto verso i poveri, gli anziani soli e abbandonati, i senza tetto, i disabili e le persone che la società emarginava e nascondeva. Carlo era sempre accogliente con quanti erano nel bisogno e quando, andando a scuola, li incontrava per strada, si fermava a parlare, ascoltava i loro problemi e nei limiti delle sue possibilità li aiutava. Carlo non si è mai ripiegato su se stesso, ma è stato capace di comprendere i bisogni e le esigenze delle persone nelle quali vedeva il volto di Cristo. In questo senso, ad esempio, non mancava di aiutare i compagni di classe, in particolare quelli che erano più in difficoltà. Una vita luminosa, dunque, tutta donata agli altri come il pane eucaristico. Cari fratelli e sorelle, la Chiesa oggi gioisce perché in questo giovanissimo beato si adempiono le parole del Signore: «Io ho scelto voi e vi ho costituito perché andiate e portiate molto frutto». E Carlo è andato ed ha portato il frutto della santità, mostrandolo come meta raggiungibile da tutti e non come qualcosa di astratto riservato a pochi. La sua vita è un modello particolarmente per i giovani, a non trovare gratificazioni soltanto nei successi effimeri, ma nei valori perenni che Gesù suggerisce nel Vangelo, vale a dire mettere Dio al primo posto nelle grandi e nelle piccole circostanze della vita e servire i fratelli, specialmente gli ultimi. La beatificazione di Carlo Acutis, figlio della terra lombarda e innamorato della terra di Francesco d'Assisi, è una buona notizia, un annuncio forte che un ragazzo del nostro tempo, uno dei tanti, è stato conquistato da Cristo ed è diventato un faro di luce per quanti vorranno conoscerlo e seguirne l'esempio. Egli ha testimoniato che la fede non ci allontana dalla vita, ma ci immerge più profondamente in essa, indicandoci la strada concreta per vivere la gioia del Vangelo. Sta a noi percorrerla, attratti dall'esperienza affascinante del beato Carlo, affinché anche la nostra vita possa brillare di luce e di speranza. Beato Carlo Acutis, prega per noi.